nel piano X o Y sono dati i punti A di coordinate 5, 1, B di coordinate 1, meno 3 e la letta R di equazione esplicita Y uguale 3X più 10. Rispondere ai seguenti quesiti. Quesito A. Determinare su R il punto C equidistante da A e B. Quesito B. Determinare l'equazione della retta T parallela alla retta AB che intersechi i lati AC e BC del triangolo ABC rispettivamente in DE e abbia da B distanza uguale ai due quinti dell'altezza CM del triangolo. Quesito C. Determinare il centro della circonferenza circoscritta al trapezio ABDE. Come vi preannunciavo nel video precedente, questo esercizio è il primo di una serie che andiamo a risolvere tratti dal testo intitolato Lezione di matematica per il triennio, il volume 1 dei 3 della ETAS degli autori Lamberti, Meret, Unanni, un testo molto spesso utilizzato nelle scuole italiane. Questi problemi sono i più difficili che faremo, sono un pochino più complessi, come per esempio lo è questo per certi versi. Dunque, cominciamo a rispondere alla prima domanda. Vediamo di determinare le coordinate del terzo punto C in modo da determinarci il nostro triangolo. Dunque, direi che in questo caso è possibile andare a rappresentare nel piano di GeoGebra la situazione, quindi andare a rappresentare i due punti A di coordinate 5, 1 che è situato sicuramente nel primo quadrante, B 1, meno 3 che invece è un punto che sta nel quarto quadrante. La retta R di equazione Y uguale 3X più 10 è una retta che andiamo a rappresentare in piccolo in questa maniera, basta mettere una retta parallela alla retta Y uguale 3X che sappiamo essere una retta che passa per l'origine con un angolo che la retta forma con l'asse dell'X maggiore di 45 gradi, quindi con una pendenza che si avvicina, una retta che si avvicina più all'asse dell'Y, più 10 l'intercetta, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quindi diciamo che se diamo 0 alla Y viene meno 10 terzi, 0, che è il punto di intersezione della retta che la retta forma con l'asse delle X. Meno 10 terzi è un meno 9 terzi meno un terzo, quindi è un valore 1, 2, 3, contiamo, diciamo che la retta, perdonerete, è una retta che fa così. Infatti, adesso andiamo a tracciare, ci sono 3x più 10, quindi abbiamo la retta R e i due punti. Vogliamo formarci sto triangolo ABC, quindi vogliamo le coordinate del terzo vertice C. Ci dice il testo che determinare su R il punto C, dunque se C appartiene ad R, possiamo applicare come al solito il classico metodo del punto mobile e se un punto C appartiene alla retta vuol dire che le sue coordinate soddisfano l'equazione di quella retta, quindi vuol dire che C avrà coordinate ad esempio X 3X più 10. A questo punto basterà eguagliare, ci dicono che è equidistante da A e B, vuol dire che la distanza di C da A deve ovviamente essere pari alla distanza di C da B che andiamo a calcolare, quindi abbiamo applichiamo la formula della distanza punto retta e in sostanza abbiamo finito perché avremo un'incognita sola che è la x, in questo modo è molto facile applicando il metodo del punto mobile, quindi abbiamo radice quadrata di, dunque c a ascissa di c meno ascissa di a, quindi x meno 5 al quadrato più 3x più 10 meno 1 tutto al quadrato, dunque questo è uguale alla radice quadrata di, dunque cb sarà x meno 1 al quadrato più 3x più 10 più 3 al quadrato. Se c a uguale cb, anche c a al quadrato uguale a cb al quadrato, quindi possiamo eliminare le due radici elevando al quadrato da una parte all'altra e sviluppando otteniamo che x quadro meno 10x più 25 che rappresenta lo sviluppo del quadrato di x meno 5 più, dunque questo verrebbe un 3x più 9 al quadrato, che raccogliendo dentro un 3 si può scrivere come 3 al quadrato, quindi 9 che moltiplica x più 3 al quadrato, quindi abbiamo un 9 x quadro il quadro di 3 è 9 per 9 è 81, il doppio prodotto verrebbe un 6x che moltiplicato per 9 è un 54x, questo è uguale a il quadro di 1 x quadro meno 2x più 1, questo invece verrebbe un 3x più 13, quindi verrebbe un 9x quadro più 169 che è il quadro di 13,
13 per 3 fa 39, il doppio di 39 è un 78, se non erro, è un 78, sì, non vedete, più 78x. Se ne vanno, squadra da una parte e squadra dall'altra, non le squadra da una parte, le squadra dall'altra, sommiamo, vediamo quello che viene, 54x meno 10x è un 44x, 25 più 81 è un 106 uguale, 78x meno 2x è un 76x, 169 più 1 è un 170, porterei 44x dalla parte destra, 170 dalla parte sinistra, di cambia di segno, otteniamo che 76x meno 44x è un 32x, uguale a un numero negativo che è 170 meno 106, in sostanza viene un meno 64, quindi viene che x ovviamente è pari a meno 2, che è, dividendo per 32, la 64 diviso 32, visto che 32 è proprio la metà di 64, quindi viene, abbiamo trovato in sostanza da questa equazione che la scissa x, che poi è anche la scissa del punto G, vale meno 2, in effetti così deve essere, ma se x è meno 2 viene che 3 per meno 2 fa meno 6, più 10, 4, meno 2, 4 sono pertanto le coordinate del punto C che possiamo andare a scrivere, quindi al primo quesito abbiamo risposto, ed era, quella, ed era diciamo, il quesito meno 2, 4, infatti la risposta che c'è nel testo. Secondo quesito, gli ultimi due sono quelli un pochino più complicati, perché se la voce me lo permette, ovviamente, vi chiedo scusa per la mia voce un po' bassa, dunque ci dice determinare l'equazione della retta T parallela, dunque intanto ci accorgiamo di una cosa, dunque rappresentato il punto C nel piano di geogebra, viene fuori, io adesso lo vado a rappresentare, abbiamo, lo vado a fare in piccolo questa figura, abbiamo che A è 5, 1, quindi 1, 2, 3, 4, 5, quindi un punto che sta qua, B è 1, meno 3, quindi un punto che sta qua, e C è 0, meno 2, 4, è un punto che sta qua, e il triangolo che si forma è un triangolo che fa così, va bene? Ecco, ho storto un po'. Beh, sappiate che il triangolo, se andiamo, uno quando se lo fate bene, sembrerebbe un triangolo isoscele, in effetti è un triangolo isoscele, perché questo è A, questo è B, sulla base AB, cioè se andiamo a provare, andiamo a vedere un attimo una cosa, notiamo che BC e AC sono proprio uguali, infatti guardate, qual è la distanza C? Con la formula ovviamente della, normale della distanza fra due punti, otteniamo che 5 meno 1, 2 è un 7 che fa 49, 1 meno 4 è un 3 che fa 9, viene un radice di 58. Se calcolo però anche BC, verrà la stessa identica cosa, me ne sono accorto, perché vedete che viene un 1 meno meno 2 è un 3 al quadrato 9, più meno 3 meno 4 e meno 7 che al quadrato fa proprio 49. Vedete che viene comunque ugualmente la radice di 58. Quindi abbiamo scoperto che in pratica questo triangolo ABC è un triangolo isoscele sulla base AB, nel quale quindi l'altezza che, di cui ci parla il testo CM è anche bisettrice, ma soprattutto mediana. Loro ci chiedono l'equazione della retta T parallela alla retta B, che ci dicono tra l'altro, che immaginiamo sia questa, ci dicono intersecare, ci dicono che intersechi i lati AC e BC del triangolo rispettivamente in D e in E. No? Che retta sarà questa qua? Beh, una retta parallela alla retta B, dunque la retta B, che retta è? Dunque la possiamo, la retta B la andrei a calcolare. In realtà si potrebbe già intuire che equazione ha la retta B, ma noi andiamo a calcolare, andiamo a calcolarci l'equazione della retta B. La retta che passa per due punti, quindi y meno 1 fratto meno 3 meno 1, quindi meno 4, è uguale a x meno 5, sto applicando la formula generale della retta che passa per due punti, fratto 1 meno 5. Vedete come viene un meno 4, moltiplicando per meno 4, mi ci viene che y meno 1 è uguale a x meno 5. Cioè abbiamo trovato che la retta AB, la scrivo qua, quindi la retta che contiene poi la base AB, il contenente, il segmento AB, ha equazione y uguale x meno 4. Y uguale x meno 4. Va bene? Ma
Allora, una qualsiasi retta parallela alla retta B avrà equazione y uguale x più q. Perché una retta parallela alla retta B avrà lo stesso coefficiente angolare. Non sappiamo chi è l'intercetta, che è q. Quindi abbiamo questa retta T, che, di cui ci chiede, è y uguale x più q. Ci danno un altro dato, ci dicono che la distanza, ci dicono che, lo leggo bene perché l'ho perso, che questa retta abbia da B distanza uguale ai 2/5 dell'altezza CM del triangolo. Dunque, cosa basterà fare? Sta retta ce l'ho e me la scrivo in forma implicita, x meno y più q uguale 0. La distanza di questa retta da un punto qualsiasi di AB, io prendo il punto medio di AB, anche perché poi ci parlano di altezza. Dunque mi calcolo il punto medio di AB. Chi è il punto medio di AB? M. Beh, sarà ascissa di A più ascissa di B, 5 più 1, 6, diviso 2, 3. Ordinata di A più ordinata di B, 1 meno 3 meno 2, diviso 2 meno 1. 3 meno 1 è il punto medio. Allora cosa faccio? Intanto mi calcolo la misura dell'altezza CH, che poi è CM e anche CB, è la bisettrice mediale altezza, perché il triangolo abbiamo detto essere isoscele. Quindi mi calcolo CM. CM è la radice quadrata di 3 meno meno 2 è un 5 al quadrato fa 25, più meno 1 meno 4 fa meno 5 calcolato fa 25, viene una radice di 50, ovvero un 5 radice di 2. Cioè ho trovato che in pratica l'altezza di cui ci parla il terzo CM vale 5 volte radice di 2. Quindi posso dire anche che la distanza, ci siamo? Quindi posso dire che la distanza di questa retta T dal punto medio di AB, un qualsiasi punto, è sicuramente pari a, quindi posso dire che la distanza di T da M è pari a, come dice il testo, ai 2/5 di CM. Questo mi dice il testo. Allora, questo vuol dire, chi è la distanza di T da M? Formula la distanza punto retta. A x con 0 in modulo più b modulo di a x con 0 più b y con 0 più c tutto fratto la radice quadrata di a quadro più b quadro. Dunque a e b sono 1 e meno 1, la radice di a quadro più b quadro sarebbe la radice, sarà la radice di 2. Quindi avrò modulo di a che è 1 per x con 0 che è appunto la l'ascissa di n, quindi 1 per 3 3 più b che è meno 1 per meno 1 dell'ordinata del punto che è 1 più q che è il mio c diviso la radice di 2. Questo è quanto uguale? Se cm è 5 radice di 2, viene 2 volte radice di 2, perché 5 è 5, perché se al posto di cm ci metto il suo valore che ho calcolato prima, ovvero 5 radice di 2, 5 e 5 se ne vanno, viene 2 radice di 2. A questo punto cosa ottengo? Ottengo che il modulo di q più 4 è uguale a 4, perché se moltiplico per radice di 2 entrambi i membri, viene che radice di 2 su radice di 2 è 1, radice di 2 per radice di 2 che è 2, per 2 è 4, viene quindi che q può essere q più 4 sarà 4, oppure q più 4 è meno 4. Q più 4 non può essere meno 4, perché q, l'intercetta di questa retta T, non potrà essere meno 8, ma q è 0. L'unico valore che prendiamo è q uguale 0. Perché non q uguale meno 8? Beh, perché sennò altrimenti andremo chiaramente sotto e non andrebbe bene. Quindi abbiamo scoperto che se q è 0, la retta T è la bisettrice primaria di equazione y uguale x. Quindi la retta T ha equazione y uguale x, che è la risposta al quesito B. Avete visto come abbiamo fatto? Sempre ovviamente grazie al piano, al disegno che avete fatto sul piano di geometria con la squadra, io l'ho fatto a mano. Domanda C. Bene, ci chiedono a questo punto il centro della circonferenza, che adesso qua ho tracciato, circoscritta al trapezio. Dunque c'è un piccolo errore, il trapezio lo chiamano ABDE, in realtà è ABED il trapezio, noi se seguiamo non può essere ABDE, il trapezio è ABDE. Che trapezio è? È sicuramente un trapezio isoscele, perché è un trapezio perché ha sicuramente le due basi, i due segmenti paralleli, perché D è parallelo a B, abbiamo già visto, no? La retta T è parallela, ce lo dice anche il testo, alla retta B, non solo, ma EB è uguale a DA, visto che il triangolo ABC è un triangolo isoscele, fate la prova, EB uguale a D, un trapezio avente i lati congruenti, i lati opposti congruenti, un trapezio isoscele. Cosa facciamo? Dunque, io so che l'altezza CM di sicuro passa per il centro, che il centro lo indichiamo con H, sto centro di questa circonferenza circoscritta al trapezio. Quindi posso dire che, cosa potrei fare? Beh, il centro sicuramente H di questa circonferenza
giace sicuramente sulla retta contenente l'altezza CM, che non conosco ma posso tranquillamente calcolare. Quindi posso applicare nuovamente, io applicherei nuovamente il metodo del punto mobile, dicendo che il centro H di questa circonferenza circoscritta tra pezzo isoscele AB e D sta sicuramente sulla retta che è contenente l'altezza CM del triangolo isoscele ABC. L'altezza CM, come la trovo? L'equazione dell'altezza CM la trovo la formula della retta che passa per due punti. Conosco sia C che M, si potrebbe immaginare che retta sia, ma lo faccio comunque. CM sarà un y meno l'ordinata di C, y meno 4 fratto un meno 1 meno 4 uguale x meno meno 2, quindi x più 2. Sto calcolando l'equazione della retta contenente l'altezza CM, x più 2 fratto 3 più 2. Viene che y meno 4 fratto meno 5 è uguale a x più 2 quinti. Divido entrambi i membri, moltiplico ad esempio entrambi i membri per meno 5, ottengo che y meno 4 è uguale a meno x meno 2. Ottengo allora che la mia retta CM, lo scrivo qua, retta, ripeto, contenente l'altezza CM del triangolo isoscele ABC, è y uguale, è una perpendicolare alla retta D, ovviamente essendo l'altezza ci poteva arrivare, meno x più 2. Si poteva anche determinare senza fare questo, ma abbiamo fatto per sicurezza. Y uguale 2 meno x, che poi è perpendicolare alla retta T. Bene, questo è CM. Ma allora un punto qualsiasi, quindi H, il centro della circonferenza che sta sulla retta, avrà coordinate generiche quali? X, 2 meno x. Dunque, se adesso prendiamo un attimo, guardate, mi disegno il mio trapezio isoscele, questa circonferenza che provo a fare una circonferenza circoscritta. A questo punto il più è fatto, perché questo è il mio trapezio isoscele, questa è un'ellisse, fate finta che sia un cerchio. Se questo è H, dunque quello che posso dire è che la distanza di H dal punto B è sicuramente pari alla distanza di H dal punto A. Questa è la mia altezza, vedete? No? Cioè questi due perché sono uguali? Perché sono due raggi, no? Quindi quello che posso dire è che H di E è certamente pari ad H di B. In questo modo avrò un'equazione, un'incognita, avrò determinato X e poi anche la Y, quindi le coordinate del punto A. Avete capito? A questo punto cancello qua e mi calcolo il mio. Ovviamente anche H e A al quadrato sarà uguale a HB al quadrato. H lo conosco, X meno 2X, quindi avrò HE. Dunque, ovviamente non ho, ecco, quello che non ho fatto, non ho calcolato E e D, cioè non ho calcolato D, non mi serve, perché non me le chiede, perché mi dice la domanda B, mi dice che il triangolo ABC, mi dice che la retta T forma intersecare i lati AC e BC del triangolo ABC nei punti D ed E. Dunque a me mi serve il punto E, in realtà mi calcolerò anche il punto D. Il punto E, guardiamo un attimo la figura su GeoGebra. Il punto è dato dall'intersezione della retta T, che è l'equazione y uguale x, è la bisintrice primaria, con la retta contenente il lato BC. Dunque, la retta BC non l'ho calcolata, la calcolo adesso. Sarà BC è y più 3 fratto 4 più 3, 7, uguale x meno 1 fratto meno 3, meno 2, meno 1. Cioè ottengo che meno 3y meno 9 è uguale a 7x meno 7. Cioè ottengo che questa retta, la retta contenente uno dei due lati congruenti, il lato BC del triangolo isoscele ABC, è 7x più 3y più 2 uguale a 0, no? Portato meno 3y meno 9 a destra e lo cambiate di segno. E quindi se risolvo questo sistema per sostituzione, se y è x, quindi x e y hanno lo stesso valore, o trovo che se y è x, ottengo che 7x più 3x è uguale a meno 2, 10x uguale a meno 2, x uguale a meno 5. Il punto E ha coordinate meno 1 quinto meno 1 quinto. E lo vado a segnare lì.
questo punto, visto che ci sono, anche se non mi serve, mi trovo che le coordinate di D, le coordinate di D sono andate dalla intersezione della retta T, che è sempre la bisettrice Y uguale X, questa volta con la retta contenente il lato AC. Quindi mi trovo anche l'equazione della retta contenente il lato AC. Nuovamente retta che passa per due punti. Chi sarà? Sarà Y meno 1 fratto 4 meno 1, 3, uguale X meno 5 fratto meno 2 meno 5 con meno 7. Cioè ottengo che incrociando meno 7Y più 7 è uguale a 3X meno 15. Ovvero l'equazione della retta contenente il lato AC in forma implicita sarà 3x più 7y meno 22 uguale 0. Se y uguale x mi viene che, guardate, tendolo qui, ottengo che se y uguale x viene che 3x più 7x è uguale a 22, cioè ottengo che 10x è uguale a 22, x uguale a 22 decimi, x uguale 11 quinti. Quindi il D questa volta avrà coordinate questa volta 11 quinti. 11 quinti. Infatti D è un punto che si trova nel primo quadrante e si trova nel terzo, meno un quinto, meno un quinto. Fatto questo, questo l'ho fatto comunque, il testo me lo diceva, posso appunto impostare questa equazione. H è uguale a HB, dove H ha coordinate x e numero x. H è radice quadrata di x più un quinto al quadrato, formula della distanza fra due punti, più 2 meno x più un quinto al quadrato uguale a, la radice quadrata di HB sarà x meno 1 al quadrato più 2 meno x più 3 al quadrato. Se elevo al quadrato una parte all'altra posso eliminare le due radici e sviluppo il quadrato, ottengo x quadro più un 25esimo, il quadro di un quinto, più 2 quinti x e il doppio prodotto. Qui abbiamo un, qui verrebbe un 2 più un quinto che è un 11 quinti meno x. 11 quinti al quadrato è un 121 25esimi più x quadro. Abbiamo detto che era 11, quindi è un più e un meno, questo verrebbe, ripeto, 11 quinti meno x al quadrato, viene un meno 22 quinti x, il doppio prodotto, uguale, faccio qui, viene x quadro, meno 2x più 1, che è il quadro di x più 1, questo viene un 5 meno x, che è un x quadro, più 25, meno 10x, quadrato di 5 meno x. Se ne vanno x quadro da una parte, x quadro dall'altra, ottengo che 121 qui, 121 25esimi, più un 25esimo è un 122 25esimi, 2 quinti x meno 22 quinti x è un meno 20 quinti x, quindi un meno 4x, uguale, meno 12x che è meno 2x, meno 10x, più 26. Allora, direi di portare, attenzione, sto risolvendo l'equazione h è uguale a hb per trovarmi x e quindi per trovare le coordinate di h, centro della circonferenza circoscritta al trapezio isoscele AB, DE, AB e D che ho rappresentato lì. Porto meno 12x a sinistra e questo a destra, ottenendo che 12x meno 4x è 8x, uguale a 26 meno 122 25esimi. Se facciamo questo conto, ci viene 8x uguale, dunque se facciamo 26 per 25 fa 650 meno 122, viene un 500 e 28 ovviamente 25esimi. Dividendo per 8 abbiamo ottenuto il valore di x. Dunque il valore di x è 528 25esimi per un ottavo. Dunque, per nostra fortuna, 528 diviso 8 è 66. Quindi abbiamo trovato che x è 66 25esimi, che è proprio il valore che cercavamo. Quindi l'ascissa del punto H è 66 diviso 25. Y l'ordinata è 2 meno x, cioè 2 meno 66 25esimi, ma 25 per 2 fa 50, 50 meno 66 è un meno 16, quindi abbiamo trovato che H avrà coordinate 66 25esimi, ripeto, 66 25esimi è meno 16
25esimo, che sono proprio risultati che si trovano nel testo dell'Amberti, Merenghi, Nanni. Vedete come il problema non era facilissimo, nemmeno difficile, un po' lunghetto. Questa è la risoluzione corretta di questo problema.